benvenute o bentornate sul canale. Oggi una nuova puntata di questa rubrica. È uscita già la prima puntata, ve la lascio qui nelle schede se non l'avete ancora vista. È una rubrica un po' diversa, un po' particolare dai soliti video che faccio solitamente sul mio canale, ma come vi dicevo nel primo video, questo aspetto, la parte della tecnologia, tutti questi oggetti tecnologici sono una parte di me, perché io sono molto appassionata di questi oggetti, di questo settore. E magari non ripeto le stesse cose del video, ripeto, se non l'avete ancora viste, faccio una bella premessa in quel video e quindi vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete ancora visto e se non sapete queste cose. Fatemi sapere se questa rubrica vi piace qui sotto in un commento, magari suggeritemi dei dispositivi che vi piacerebbe vedere in questa rubrica, che come sapete sono felice di accogliere tutte le vostre proposte. Oggi andiamo a vedere un oggetto semplice ma secondo me molto particolare, che ho desiderato tantissimo ed è una cosa che ho sempre voluto e sentivo tra virgolette la necessità di avere. Parlando di questo oggetto qui, che visto così forse non si riesce bene a capire di cosa si tratta. E in poche parole è una semplice cassa esterna Bluetooth, ma è waterproof, quindi io l'ho acquistato per sentire la musica sotto la doccia. Io ogni volta che faccio la doccia amo mettermi la musica, rilassarmi con la mia playlist preferita, per cui ogni volta mettevo il cellulare lì sul lavandino. Però poi col rumore dell'acqua non sentivo un cavolo. Cioè, senti la musica ma non sei immerso nella musica come vorresti. Per cui mi sono un po' informata, ho cercato su internet, perché sapevo di queste casse esterne così per sentire la musica, ma ne volevo una waterproof per sotto la doccia. Per cui ho trovato questa qui, ma ce ne sono veramente tantissime su Amazon, però tra le varie recensioni che ho letto, questa è quella che mi ha convinto, perché ho letto che ha una potenza impressionante e in effetti poi è stato così. Poi mi piace perché ha tutto il contorno soft touch, quindi è questa plastica super morbida, ha dietro una ventosa. Io non vi consiglio di applicarlo con la ventosa, perché comunque quando vi fate la doccia si crea umidità, c'è comunque l'acqua e magari rischiate che con l'umidità si stacchi dalle mattonelle e vi caschi a terra. Per cui io tipo avete un aggeggino di questi, un moschettone, dove voi lo incastrate qui e potete appenderla dove volete, oppure se avete tipo come lo posso chiamare, il bastone della doccia, solitamente ha un piattino dove voi potete mettere la vostra spugna, i vostri prodotti, io lo appoggio lì così sono sicura che non mi casca a terra. Altra cosa molto interessante è che potete rispondere anche al cellulare, quindi se vi arrivano delle chiamate, siete sotto la doccia, potete rispondere, tipo voi che morite di freddo mentre chiudete l'acqua, altrimenti con l'acqua accesa non penso che vi riescano a sentire, però mi fa un po' strano rispondere sotto la doccia al cellulare, della serie che tu chiami una persona, ma quella persona in quel momento può essere in situazioni super imbarazzanti, ma per fortuna non è una videochiamata. Potete anche alzare e abbassare il volume dal dispositivo e anche andare avanti o indietro con le canzoni, quindi ottimo. All'interno della confezione trovate la cassa, il moschettone e il cavo per poterla ricaricare, perché cosa molto importante, non è a batterie ma si carica o al computer o attaccate, io lo carico al computer, poi potete attaccare anche la spina USB al caricatore dell'iPhone, comunque io la carico al computer tranquillamente ed è super comodo. Anche il pack in cui vi arriva è semplicissimo. Vi fa vedere qui che è appunto waterproof, vi fa vedere che potete connetterlo al cellulare, comunque un packaging un po' sterile, niente di particolare. Questo in particolar modo è della marca Vict Sing. Vabbè, ripeto, su Amazon trovate tantissime casse esterne waterproof. E io acquisto parecchie cose su Amazon, quindi vi consiglio magari di leggere sempre molte recensioni di vari prodotti e poi farvi un'idea. Almeno io quello che faccio è sempre così. Mi seleziono quei modelli che come caratteristiche potrebbero piacermi e poi dopodiché leggo tutte le recensioni e quelle che mi convincono di più acquisto. Cioè acquisto il prodotto poi delle recensioni che mi hanno convinto. Sta diluviando, ragazze. Ho pagato intorno alle 17 euro, non ricordo, vedo subito.
16,99€, 17€. E non è super economico, però comunque ho pensato, perché ci sono anche versioni da 10€, ho pensato magari spendo 10€, alcune recensioni non erano proprio positive, ho detto magari poi dopo un mese mi si rompe, per cui ho detto spendo qualcosina in più, però so che è una cassa che comunque uno posso usare anche, cioè non è che la potete usare solo nella doccia, potete anche portarvela in giro, infatti potete usare questo moschettone per attaccarvelo allo zaino se fate un'escursione, se fate una gita, lo potete portare quest'estate al mare, potete fare qualsiasi cosa, quindi io l'ho, per il momento la sto usando in doccia perché era un mio desiderio, però potete usarla dove volete, ecco, quindi non mi sembra un prezzo super esagerato. Me la sono sentita tantissimo di consigliarvela perché è un oggetto un po' particolare. Ora voglio farvi vedere, dopo tutto questo giro di parole, come funziona e la sua potenza, e così potete anche sentire. Allora, qui avete il tasto d'accensione che premendolo sentite questa splendida voce. Power on. Che vi avvisa che il poi c'è la lucina qui sotto che vi avvisa che il dispositivo è acceso. Una volta che il dispositivo è acceso, voi dovete semplicemente collegare il vostro iPhone, il vostro tablet, il vostro cellulare al Bluetooth di questo dispositivo. Quindi andate in Bluetooth, lo attivate se non lo avete attivo, spero che riusciate a vedere, e andate a connettervi al dispositivo semplicemente cliccando sopra il nome. Io il mio dispositivo si chiama, avete sentito che ha fatto blup, in quando fa blup, il vostro telefono si è connesso al dispositivo. Il mio si chiama C6, vabbè, poco importa il nome, e quindi abbiamo abbinato cellulare e cassa. Ora quello che dovete semplicemente fare, io alzo a tutto gas il volume del mio iPhone e ci mando su una bella canzone che spero che YouTube non mi blocchi, che mi piace tantissimo, ragazze, adoro questa canzone, dove sei, ti prego. E niente ragazze, scusate, vi farò sentire in un secondo momento l'audio, io pensavo di poterlo fare adesso, ma non mi sono ricordata che avevo il microfono collegato al mio iPhone, per cui non posso fare entrambe le cose contemporaneamente. Quindi vi lascio adesso al video in cui si sente l'audio del dispositivo e ci vediamo subito dopo. Come avete potuto vedere, abbastanza pompa di brutto. Cioè è ottima, io non mi aspettavo assolutamente un audio così pazzesco e sono felicissima, sono contenta di questa cosa. E l'unica cosa che avviene sotto la doccia è che se buttate il getto d'acqua direttamente sulla cassa, quindi prendete il soffione e lo dirigete sulla cassa, avete un po' di distorsione audio, però io vi consiglio di attaccarla o appoggiarla non dove vi cade l'acqua, ma magari dietro, così evitate questa cosa, ma se no può andarci tranquillamente l'acqua sopra, non si rompe. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se questa rubrica vi piace. Io cerco sempre di farvi vedere dei dispositivi che possono essere interessanti e che possono un po' piacere a tutti, perché vi vorrei far vedere anche tipo la mia attrezzatura, quello che uso per fare i video, quello che uso per lavoro, però non so se potrebbe interessarvi, quindi magari fatemi sapere qui sotto in un commento se può essere un oggetto o degli oggetti che vi possano interessare. Io vi mando un bacione grandissimo, e se il video vi è piaciuto lasciatevi un piccolo like, e se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale, pompate di brutto con me. Niente, fatemi sapere se anche voi possedete questo dispositivo o se lo comprate, come vi trovate. Io vi mando un bacione grandissimo ancora e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! La morbidita, la morbidita. E tu lo chita, ta, ta. E tu lo chita, ta, ta.